Naturalmente noi siamo molto, molto contenti, molto soddisfatti di come è andata questa edizione. Sono molto lieta di essere qui e ancora prima di parlare chiederei davvero, se mi è consentito in questa casa, chiedere un applauso per questa bellissima edizione a Angelo Signorelli e al suo staff per il bellissimo lavoro. Quindi lascerei a loro così la gestione della premiazione, io molto volentieri mi metto in secondo piano. Grazie ancora. Quindi a annunciare i tre vincitori del nostro concorso di quest'anno, votati da tutto il pubblico del festival. E quindi comincerei, come da prassi, dal terzo posto, che va al francese Anville di Bertrand Schiffer e Valérie Brégène. Al festival e di presentare il film davanti a un pubblico così numeroso, aperto e caloroso. Porterò con me un bellissimo ricordo. È stato molto importante essere con voi e affrontare questo viaggio. Come ho detto, la sera della presentazione, l'Italia, la sua lingua e la sua cultura hanno per me un valore particolare. Per questo per me è stata un'esperienza forte. A lungo ho promosso la cultura italiana in Francia e questa volta ho fatto il contrario. Per la prima volta ho proposto un'opera francese in Italia. È stato importante e allo stesso tempo emozionante. Valerie e io siamo molto contenti che il pubblico abbia apprezzato questo film, che per i tempi di narrazione, la costruzione delle immagini, i dialoghi, le situazioni, si colloca al di fuori del cinema commerciale. È la prova, ancora una volta, che abbiamo in comune la stessa sensibilità artistica. E penso che questa sensibilità debba essere difesa. Ancora una volta, grazie a tutti per farci la festa. Per quanto riguarda invece il secondo premio di Bergamo Film Meeting di quest'anno, va al film Las Acacias di Paolo Giorgelli. Io non parlo italiano, ho studiato l'italiano alla scuola elementare, sono andata a una scuola italiana a Buenos Aires, ma non mi ricordo niente. Anche il mio inglese non è buono, lo parlo come Tarzan e lo scrivo anche peggio, come la scimmia di Tarzan. E se devo dirla tutta, nemmeno il mio spagnolo è eccellente. Insomma, cercherò di fare del mio meglio. Ogni volta che il mio film viene proiettato in una sala cinematografica, per me è una meravigliosa occasione per festeggiare. A dire il vero, penso sia incredibile che la gente vada al cinema a vedere il mio film e che non si addormenti. Grazie per questo. Voglio dirvi che questo premio, che tutti voi questa sera ci state offrendo, è davvero molto speciale. Il film ha ricevuto molti premi in tutto il mondo e in molti festival, ma questa è la prima volta che siamo premiati dal pubblico. Ne sono davvero felice e vi ringrazio, è un grande onore per me. Ho sempre desiderato che il mio film fosse visto dagli spettatori al cinema. Penso che il ciclo di un film sia completo solo quando gli spettatori lo vedono sullo schermo. Un evento che dovrebbe essere ovvio, ma che accade sempre meno spesso. Oggi è sempre più difficile vedere un film non commerciale al cinema. Voglio ringraziare Fiammetta, Chiara Angelo e tutta la squadra del festival per aver invitato Las Acacias a Bergamo Film Meeting e ringrazio in particolare il pubblico del Bergamo Film Meeting. Apro subito una buona bottiglia di Chianti che ho comprato in Toscana diversi anni fa per festeggiare con tutti voi. Lunga vita, la visione dei film al cinema, un caro saluto e grazie ancora da Buenos Aires. Di Bergamo Film Meeting va invece a Mathieu Denis per il film americano. Mathieu Denis ci ha mandato un saluto che adesso vi leggo. Cari amici, grazie di cuore per questo premio. Vorrei essere con voi a Bergamo per la premiazione e per la festa che seguirà. Di sicuro mi verrà un bicchiere di Chianti stasera per festeggiare.
Realizzare un'opera prima è davvero speciale, probabilmente, spero, farò altri film, ma questa rimarrà per me un'esperienza unica. Si può fare solo un'opera prima, ovviamente, nella vita. È un grande onore ricevere questo riconoscimento, soprattutto quando viene data un'opera così personale. I film, come il mio, hanno davvero bisogno dei festival. Grazie alla giuria del pubblico e soprattutto all'organizzazione di Bergamo Film Meeting per aver selezionato Americano. Salute, ciao e grazie, a presto, Angeli Mì. Iniziamo dal simpatico a presentarla il console generale di Spagna Emilio Fernandez Castaño e il regista del film che tra poco vedremo, a cui Bergamo Film Meeting ha dedicato questa personale, Fernando Leone Aranò. Complimenti a tutti, complimenti a questi 30 anni e passo la parola al regista della película. Grazie. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para los que hacemos películas es un placer ver una sala llena con gente sentada en la escalera, incluso es una auténtica maravilla. Buonasera a tutti, la verità è che quando si entra in una sala cinematografica è un piacere vederla piena, addirittura con le persone anche lungo le due pareti, per quanto siano anche seduti sulle scaline. Bueno, quiero sobre todo dar las gracias a, pues, a la gente del festival, ¿no? del festival de aquí de Bergamo, a su directora Chiara, a todos por haber tenido primero el interés en mostrar mi trabajo, en mostrar todas las películas que he hecho en estos años, también todos los dibujos que están ahí afuera, ¿no? Ayer cuando los vi por primera vez tuve la sensación de que eran demasiados y de que he trabajado demasiado muchos dibujos y que tenía que tomar unas vacaciones. Y ahora vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano per il festival, voglio ringraziare il suo direttore, voglio ringraziare Chiara, insomma tutti quelli che lavorano per il festival e il festival stesso per aver avuto l'interesse soprattutto a invitare me, i miei film e anche tutti i miei lavori, tutti i disegni che avete visto fuori, che in realtà mi hanno fatto rendere conto di quanto creepy ho lavorato nella mia vita invece di farmi le vacanze. Y es importante, emocionante para mí también el hecho de que mis películas hayan pasado aquí en Italia, en esta ciudad, porque es un país cuya cinematografía para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Siempre he tenido incluso, lo confieso, la fantasía de que en mis películas hay una beta muy pequeña, italiana, tanto que incluso cuando he visto alguna de mis películas aquí en Italia doblada al italiano, a veces viendo la doblada he tenido la sensación de que sonaba mejor doblada al italiano que en su lengua original, que en español, y he pensado, tenía que haberla doblada en italiano. E poi è veramente un grosso piacere per me che i miei film siano passati qui, non solo in questa città, ma in Italia, diciamo, che siano qua presenti in Italia, che per me è sempre stato un paese che mi ha molto colpito, sempre stato molto vicino a me, e mi sono sempre illuso di avere una vena, diciamo, italiana. Soprattutto poi mi è sempre piaciuto anche l'italiano, mi sono reso conto, vedendo uno dei miei film doppiato, quando l'ho guardato doppiato in italiano, mi sono reso conto che addirittura suonava meglio in italiano che nella lingua originale. Y bueno, quería contaros, tengo un amigo escritor, un amigo poeta, que él siempre dice que los escritores y los cineastas en realidad no hacemos películas, ¿no? Sino que nos trasladamos, nos mudamos a vivir en ellas. Devo dire che ho un amico che è un scrittore, è un poeta, che ha sempre detto che gli scrittori, gli autori, i sceneggiatori e i registi in realtà non fanno dei film, ma quello che fanno è che si trasportano in questi film, traslocano i loro film. E per questo, igual che ricorda la sua vita attraverso le città o le case in cui ha vivuto, los que hacemos películas casi siempre recordamos los momentos importantes de nuestra vida en base a la película que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? A través de las películas que hemos hecho. E quindi come le persone che in genere ricordano le varie tappe della propria vita a seconda delle città in cui sono stati, dei viaggi che hanno fatto così via, noi ci ricordiamo le varie tappe della nostra vita sulla base dei film che abbiamo fatto. Bueno, por eso la película que vais a ver ahora, Amador, es un poco esa última película en la que he habitado, la última película que he hecho. Y creo que hoy, si no me equivoco, es la premier de la película aquí en Italia, la primera vez que se proyecta, ¿no? Así que podéis imaginar lo emocionante que es para mí también. E
quindi per quanto riguarda il film che state per vedere, Amador, devo dire che è praticamente l'ultima casa in cui mi sono trasferito ed è molto importante anche per me questa proiezione perché è la prima in Italia di questo film e potete immaginare quanto io sia emozionato da questo fatto. Si tuviera que hablar de la película, que muy brevemente, que definirla en una frase, diría que es una película que habla sobre todo de la vida, ¿no? De su importancia, que es tanta que a veces, como prueba la película, ni siquiera la muerte se basta para detenerla, ¿no? Para ponerle fin. Brevemente, per quanto riguarda questo film, l'argomento di questo film è parla della vita e della sua grande importanza, collegata anche a quello che è il lato opposto della vita e della morte, così importante che l'una senza l'altra non stanno, e molte volte l'una, diciamo che deriva dall'altra, impedisce, blocca l'altra. Mentre la scrivia, sempre che scrivo mis películas, in realtà, intento establecer una relación con los personajes personal, ¿no? Intento pensar en ellos como si fueran gente a la que conozco o incluso amigos míos, ¿no? Por eso, cuando llega este momento de presentar las películas, en realidad no siento que os esté presentando una película que he hecho, sino más bien siento que os estoy presentando a una buena amiga mía, que se llama Marcela, que es la protagonista de esta historia, y que espero que paséis con ella dos horas agradables ahora. In genere quando scrivo un film, quando preparo un film, quello che faccio è non scrivo solo un film, ma cerco di instaurare un rapporto con i personaggi che non sono semplicemente personaggi alieni, ma sono come se fossero dei buoni amici, quindi un rapporto che sviluppo con questi buoni amici, in questo caso con un'ottima amica, Marcella, che presento, come presento in genere i miei personaggi, le persone, presento a voi. E quindi questo film, quando l'avrei detto, è una presentazione di questa cara amica, Marcella, con cui spero trascorrerete due ore piacevoli. E nada más, os dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Ci vediamo e basta.